Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City in primo piano, l'emergenza sanitaria con l'ordinanza firmata questa mattina dal governatore De Luca sull'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto. Abbiamo chiesto a Torre del Greco i cittadini che cosa ne pensano. Dai primi commenti, i torresi si dichiarano favorevoli all'uso della mascherina all'aperto e chiedono maggiori controlli. Spazio anche alla cronaca con l'operazione dei finanzieri di Bologna e Napoli che questa mattina tra la Campania e Lazio hanno eseguito un provvedimento di confisca di un ingente patrimonio pari a 36 milioni di euro riconducibile ad un imprenditore del settore edile nonché personaggio di spicco delle organizzazioni criminali territoriali. Ci occupiamo anche di trasporti. Riaprono oggi le stazioni della circumvesuviana di Torre del Greco, via dei Monaci, via Viuli e via del Monte, chiuse da mesi. Sulla questione abbiamo ascoltato il consigliere comunale Salvatore Gargiulo. Chiudiamo con la lunga intervista all'artista di Torre del Greco Raffaele De Maio, l'autore del bozzetto del carro dell'Immacolata di quest'anno. Nelle sue parole, i ricordi e le emozioni. Un legame indissolubile unisce il popolo torrese alla Vergine Maria. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Torna l'obbligo di mascherine all'aperto in Campania. A conclusione dell'ultima riunione dell'unità di crisi tenutasi questa mattina, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l'ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza ai dati epidemiologici, è stato disposto l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, spiega il governatore appena rieletto, a maggior ragione con l'apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate, è necessario il massimo rigore. L'obbligo si estende durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale. Rimane escluso per i bambini al di sotto dei 6 anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria o sportiva. Di conseguenza è fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi o comunque aperti al pubblico di effettuare la misurazione della temperatura corporea all'ingresso dei locali e di assicurare la presenza di dispenser di gel o soluzioni igienizzanti, subordinando l'accesso alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37 gradi e mezzo. Torna l'obbligo di mascherine all'aperto in Campania. Questa mattina i torresi hanno espresso ai nostri microfoni le opinioni sull'ordinanza firmata in queste ore dal presidente Vincenzo De Luca ed in vigore a partire da oggi. Dalla voce dei cittadini intervistati emerge pieno sostegno all'iniziativa intrapresa dal governatore. Un commento riguardo all'ordinanza di questi minuti che prevede l'obbligo dell'uso della mascherina in Campania anche all'aperto. Speriamo che la rispettino, perché è molto importante. È molto importante, veramente molto importante per la Campania, per i napoletani, veramente. Per prevenire altri contagi, anche perché a Torre del Greco stanno crescendo di nuovo i contagi, quindi bisogna fare attenzione. È stata una buona scelta di dover indossare di nuovo queste mascherine. La condivido pienamente, anche perché personalmente ho sempre indossato la mascherina, a prescindere dall'assembramento, no, comunque sì, condivido. Veramente si doveva fare le multe a chi non ce l'ha. Lei è d'accordo con l'ordinanza di questi minuti che prevede l'obbligo della mascherina all'aperto in Campania? Io ti dico la verità, da parte sì e da parte no, perché comunque il ciclo respiratorio nostro è sempre nella nostra mascherina, essendo che è sempre nella nostra mascherina
respiriamo sempre nella nostra aria e non è che fa proprio bene, però comunque è meglio indossarla che non. Quindi se devo dire la mascherina, mettetela, perché comunque i casi ci sono e sono pericolosi. Mi fa piacere che è salito di nuovo De Luca, per come si è comportato ultimamente, per come stiamo convivendo il Covid. E peraltro le mascherine purtroppo le dobbiamo indossare, sia per noi stessi e sia per rispetto di altre persone. E cosa chiedono i cittadini di Torre del Greco al riconfermato governatore De Luca? Cosa chiedono? Di fare di più, voglio dire, di provvedere di più su tutto, su casi emergenza agli ospedali. Il Maresca deve stare, un ospedale come il Maresca deve stare aperto, non può essere chiuso un ospedale come il Maresca. Ci abbiamo 83.000 persone e hanno di bisogno dell'ospedale, assolutamente proprio. Una considerazione riguardo l'ordinanza di questi minuti che prevede l'obbligo dell'uso della mascherina in campagna anche all'aperto. Concordo in pieno, infatti secondo me prevenire è la logica giusta per affrontare questa situazione che rimane ancora a rischio, perché si sa, fino a che non ci sarà una cura e un vaccino, è chiaro che non ne siamo usciti fuori, quindi prendere le precauzioni, ripeto, è cosa buona e giusta e adottiamola. E cosa chiedono i cittadini di Torre del Greco al governatore De Luca? Io a De Luca chiedo semplicemente di continuare ad essere quello che è, ha dimostrato di saperci guidare. Penso sempre che sia la persona giusta al posto giusto, perché siamo un popolo che, ecco, abbiamo bisogno di una guida, come dire, forte, che ci sostenga, e mi sembra che lui abbia queste qualità. Io sono d'accordo, come no? Sono d'accordo, perché è un virus, non si sa chi è l'asintomatico, che si avvicina a te o a noi, non sappiamo. È necessario l'uso della mascherina, è di obbligo, per strada, per tutte le parti. Sì, sì, sono d'accordo, sì, sì. Il signore De Luca, veramente un signore con carattere, con forza, con coraggio. Vuole vedere bene, bene, bellissima la nostra campagna, è bellissima, della gente meravigliosissima. Sono favorevole, anzi mi sono meravigliato del fatto che, in considerazione che subito dopo il periodo, diciamo, festivo di agosto, non sia stato applicato subito, appena vista di questa impennata di contagi, perciò è sicuramente una cosa positiva, forse andava fatto prima. I nuclei di polizia della Guardia di Finanza di Bologna e Napoli hanno eseguito nelle province di Napoli, Caserta e Latina un provvedimento di confisca del valore di oltre 36 milioni di euro, riconducibile a Morlando Antimo, imprenditore nel settore edile e personaggio di spicco di organizzazioni criminali attive sul territorio. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Napoli su proposta della locale direzione distrettuale antimafia e ha riguardato beni mobili, immobili, società e rapporti finanziari riconducibili al Morlando, ai suoi familiari e a prestanome. Già nel luglio del 2017 l'imprenditore era stato tratto in arresto nell'ambito dell'operazione Onfalos, in quanto ritenuto responsabile dei reati di usura, esercizio abusivo di attività finanziaria, intestazione fittizia di quote societarie, intestazione fittizia di beni e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Il Morlando, già tratto in arresto, in passato era considerato il fulcro della pianificazione delle attività estorsive sul territorio, materialmente seguite da altri affiliati, come emerso dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. L'odierno provvedimento costituisce l'epilogo di complesse indagini condotte in collaborazione dalle Fiamme Gialle Felsine e quelle campane, che hanno permesso di ricostruire l'intero compendio illecitamente accumulato dall'imprenditore e di assicurare nelle casse dello Stato un ingentissimo patrimonio definitivamente sottratto alla disponibilità della malavita. Salvatore Gargiulo, consigliere comunale di Torre del Greco con delega ai trasporti, oggi riapre la stazione storica di Via del Monte. Da oggi, 24 settembre, si aprirà la stazione di Via del Monte. Anche quella là di Via dei Monaci e quella là di Via Viuli. Queste stazioni sono state chiuse per Covid e, diciamo, le ha aver intenzionato ad aprire solo quella là di Via del Monte. Poi, visto tante segnalazioni anche dei residenti,
si è pensato, grazie all'aiuto, diciamo alla forzatura del sottoscritto, del sindaco Palumba e dell'ingegnere Pasquale Esposito, alla riapertura di tutte e due, di tutte e tre, sarebbe via del Monte, via Viuli e via dei Monaci. Niente, sono queste qua, sono diciamo stazioni che attualmente verranno, sono incustodite, non ci stanno biglietterie, non ci sono varchi d'ingresso, nel senso non vengono controllati. Però io voglio dire, voglio fare un appello ai residenti. L'EAV è un'azienda che conta più di 1000 diciamo operai e quindi lavoratori, comunque ha delle spese. Voglio dire, il fatto che le stazioni non hanno, sono incustodite, non significa che la persona residente non deve comprare il biglietto, perché l'EAV giustamente, se controlla che nella stazione di via del Monte o via Viuli o via dei Monaci non c'è introito, nel senso che non c'è una richiesta di abbonamento, non vengono marcati, obliterati i biglietti, giustamente l'azienda decide di chiuderla perché si vede che non c'è affluenza. Quindi io faccio un appello anche ai residenti di quelle zone, devono munirsi del biglietto e quindi automaticamente devono diciamo obliterare il biglietto, altrimenti l'azienda è costretta a chiudere, anche perché Torre del Greco è in possesso di 7 fermate, cioè ci sono 7 fermate della circumvesuviana. Venendo da Ercolano ci abbiamo Torre da Ercolano verso Torre Annunziata, abbiamo Torre del Greco, abbiamo Sant'Antonio, via del Monte, abbiamo via Viuli, via dei Monaci, Villa delle Cinestre, Leopardi e via Viuli. Ci sono 7 fermate che in linea d'aria sono vicinissime. Giustamente, se l'azienda veramente ha fatto uno sforzo, voglio fare, vi ripeto, non voglio essere ripetitivo, voglio fare un appello ai residenti della zona, perché io ho avuto tante segnalazioni, veramente ci abbiamo messo il cuore, tante cose per farla riaprire. Devono munirsi del biglietto, nel senso che se l'azienda, vi ripeto, non ha introito, nel senso vedono che giustamente i residenti, persone che prendono il treno ma non obliterano il biglietto, l'azienda sicuramente, già ve lo dico al 100%, richiuderà le stazioni dove non c'è affluenza. L'Immacolata è la famiglia, la nonna, il nonno, la mamma che ti accompagnava in chiesa e andava a vedere questi carri, e quindi io sono nato con questa tradizione. Nelle parole di Raffaele De Maio, storico artista torrese, il rapporto di amore che lega tutti i fedeli di Torre del Greco all'Immacolata. In un anno atipico e drammatico per Torre del Greco, dove la pandemia ha fermato la tradizionale processione dell'8 dicembre, il parroco di Santa Croce, Don Gesuè Lombardo, ha deciso di far realizzare comunque un bozzetto del carro votivo al maestro De Maio. Tale disegno verrà esposto nella Basilica e potrà essere ammirato ai fedeli fino a gennaio. Abbiamo incontrato il professore De Maio, scenografo negli anni d'oro della RAI, nel suo studio, per chiedergli il significato della sua ultima opera e come vivrà l'interruzione della storica tradizione torrese. Quanti carri è l'Immacolata ha progettato e ideato? Io personalmente ne ho fatto uno nel 90, ma prima di me l'ha fatto mio padre, lì c'è un bozzetto là sopra, nel 1933, io non ero ancora nato. E quindi ho porto dentro questa tradizione della festa. I carri li ho visti quasi tutti quanti. Diciamo, l'ho visto costruire volta per volta, no? Con gli amici Sorrentino, papà e figlio Sorrentino, gli apparatori, no? I famosi apparatori di Torre, una tradizione che parte dal 700, la famiglia Sorrentino. Poi ultimamente è venuto a trovarmi Don Giosuè Lombardo, il parroco di Santa Croce, dice: professor, quest'anno voi ci dovete fare il carro. Così dopo 30 anni io faccio ancora un'altra volta un carro che non si farà adesso. Don Giosuè ha voluto questo bozzetto, l'ha messo esposto in chiesa dicendo che l'anno prossimo lo rifarà. Questo è il mio secondo carro, diciamo. Però i carri sono passati tutto sotto, diciamo, la mia vista, perché io frequentavo sempre Santa Croce e dove si faceva il carro, perché i carri si facevano giù agli Zoccolanti, il convento degli Zoccolanti, lì l'apparatore costruiva i carri.
Come vive da torrese e da fedele questa immacolata tipica? La vivo con gran dolore, perché la festa dell'Immacolata, come dicevo prima, ci appartiene come fatto proprio di famiglia. La Madonna è nostra madre, ma non solamente sotto l'aspetto spirituale, proprio perché era presente tutte le volte che nostra madre ci accompagnava. Ora, non vederla per strada, non vedere quella gente che fa con tanti sforzi, sta sotto al carro lì a portarlo con tanto amore, è veramente un grande dolore. Come nasce l'ispirazione per creare un'opera tanto importante per la città come il carro? Nasce sempre con un'unica cosa che ho detto prima, l'amore dell'Immacolata. Bisogna tenere presente la tecnica che appartiene alla tradizione, perché la tradizione non è solamente la festa, la tradizione è anche la tecnica per costruire questi apparati delle feste. Una tecnica che non è solamente una tecnica che si impara alla scuola, ma si impara proprio attraverso il guardare gli altri che l'hanno fatto prima di te. In particolare questo bozzetto che significato ha, visto che i carri hanno sempre un significato per la città? I carri sono legati maggiormente alla litania lauretana, no? Maria di grazia prega per noi, tutta la famosa litania, Maria Santissima dell'universo prega per noi, cioè tutte queste frasi, questi titoli che si danno alla Madonna. Quest'anno io ho tolto il titolo dalle varie litanie di questa litania lauretana e gli ho dato il titolo originale che spetta la Madonna, Ave o Maria, il saluto alla Madonna. Il carro è il saluto alla Madonna, Ave o Maria, in questo momento così difficile che stiamo attraversando. Questo saluto alla Madonna, l'Ave o Maria, l'ho sposato con due momenti meravigliosi. Il chiostro di Santa Chiara, vedi che tutta la base è il chiostro, sia dove le Ave Maria vengono dette tutti i giorni dalle suore, da tutti quelli che vanno a pregare in questo chiostro. Quindi ecco l'idea del chiostro, l'idea dove si va a pregare, dove si va a salutare la Madonna. E poi c'è i quadri, perché questo, i pannelli centrali della panchina di Santa Chiara, perché quella è la panchina di Santa Chiara, sono dedicati al santo. Uno è quando il Beato Romano costruisce la chiesa, l'altro lato invece è dedicato alla predicazione che il santo faceva ai marinai di Torre. La predicazione detta a Sciavaca, perché lui così diceva: io vado a Sciavaca, vado a pregare, vado a Sciavaca, a Sciavaca, e quando i pescatori buttano le reti in mano per pigliare i pesci, lui andava a pigliare i cristiani per Torre del Re. Vado a Sciavaca, diceva.